Ha toccato anche la Dispoli, il Tour Europa a 5 stelle. Hanno partecipato all'Agorà di Piazza Rossellini numerosi cittadini, insieme a vari rappresentanti politici del movimento pentastellato. Il più atteso, l'onorevole Alessandro Di Battista, ha affrontato varie tematiche, cucendo un rapporto con i cittadini che hanno proposto domande d'attualità, con specifico riferimento al dramma dovuto alla mancanza di lavoro. La Dispoli e Cerveteri, due città con molte risorse naturali, archeologiche ed enogastronomiche, hanno il turismo a portata di mano, eppure non vi sono le condizioni per creare posti di lavoro. Qual è la ricetta dei 5 Stelle su questo aspetto? Mandare a casa i delinquenti. O i cittadini capiscono questo, che ormai la battaglia è togliere totalmente la mafia da questo Stato, una mafia che non uccide più utilizzando la lupara, ma ha infiltrati dovunque, in qualsiasi settore. Nel settore, cioè, vogliono privatizzare la cultura, vogliono privatizzare i beni culturali, vogliono privatizzare i servizi, vogliono utilizzare il pubblico per interessi privatistici. Questo è l'interesse da sempre di una parte di cittadini che utilizzano il sistema partitico, i partiti, e utilizzano il sistema dell'informazione per attuare i loro scopi. I cittadini o si mettono in testa che questa è la situazione, che oggi la Repubblica è invasa da delinquenti che vanno mandati a casa con l'arma del voto, oppure non ci sarà nulla da fare. Io sono proprio diretto. Sono i capi bastone che detengono il potere, sono dei delinquenti, o conclamati o con sentenze passate in giudicato, o delinquenti morali. La cultura è tutto. Cultura e enogastronomia è tutto, soprattutto sul Lazio, che non è un polo industriale come magari a Lombardia. Non si può pensare di uscire dalla crisi producendo di più. Ognuno di noi ha, lo dice adesso Stefano, il modello della crescita che non funziona più. Cioè, ognuno di noi che apre un armadio noterà che ci sono dentro centinaia di vestiti che non utilizziamo. Non è acquistando di più che si cambia il mondo, anzi, comprando più cose si inquina di più, si crea più morte. Questo è il concetto. Bisogna andare oltre. Oltre con la mentalità, oltre, cioè staccando lavoro dal reddito, garantendo un reddito di cittadinanza, impostando, ci vuole del tempo, le attività produttive seguendo le direttrici di enogastronomia, turismo e cultura. Il palazzo, il peccato originale, che ti fa staccare dalla realtà, e questo è il problema, ti fa staccare dalla realtà. Quando alcune persone sentite in televisione dicono ma non c'è crisi, vi ricordate, lo diceva Berlusconi, non c'è crisi, i ristoranti sono pieni, i ristoranti che frequentano loro sono pieni, perché un'elite di ristoranti, è vero che continuano ad essere pieni, quelli frequentati da un'elite di persone. Io l'ho notato questo sulla mia pelle quando, entrato in Parlamento, noi con la Marta, con tutti quanti, si parlava dei problemi dei cittadini, e dopo un po' di tempo, anche magari persone degli altri partiti, li ascoltavamo nelle piazze o in TV parlare dei problemi dei cittadini: dobbiamo abolire l'IRAP, dobbiamo ridurre il finanziamento pubblico ai partiti, dopo bisogna pensare al ritiro dall'Afghanistan, belle parole sugli F-35 e il PD, belle parole. Poi, appena entrati in Parlamento, nel transatlantico, che è questo corridoio lussuosissimo con piante bellissime, con divanetti probabilmente in pelle umana, che si trovano di fronte all'entrata della Camera, ci sono due entrate alla Camera, e si accede a questo corridoio bellissimo. Pensate che le persone che lavorano lì alla Camera, impiegati, chiamano questo corridoio il corridoio delle anime perdute, perché dicono che chi cammina lì perde la propria anima. E guardate che sembra così una stupidaggine, ma c'è qualcosa di vero. Renzi, con gente che ha fondato un partito assieme a queste canaglie che hanno messo le bombe, ci fa le riforme costituzionali. Riflettiamoci, mettiamo assieme i pezzi, è un puzzle della Repubblica Italiana, è compito nostro di mettere assieme i pezzi e capire magari anche perché Mancino c'ha la scorta. Mi prendo come impegno pubblico il fatto di presentare un'interrogazione parlamentare per far togliere la scorta al signor Mancino, è un impegno pubblico. Il Movimento 5 Stelle ha una strategia, dipende da quanti voti si prenderanno.